Ciao, ti do il benvenuto in questo video su un brano di Pino, Iesto vicino a te. Io più lo suono, più mi piace. È un brano bellissimo per gli amanti di Pino. Ta, fa così l'intro, fa. Ta, ta, ta. Sto vicino a te. Parte la strofa. Vedi com'è importante. Questo fa. Fa questo accordo qua. Fa un accordo maggiore. Da maggiore. Con il Si al basso. Che diventa un accordo. Insomma, qua è Mi solidio. Un accordo di dominante. È importante sapere questi particolari. Io vedo che snobbate Armonia 3.0. Vi faccio vedere come è complesso poi suonare un brano senza avere, capisci, senza aver studiato i rivolti e varie posizioni, varie. Alla fine ne dobbiamo conoscere poche, 30, 50, ma non di accordi in prima posizione, ma di accordi di settima, sus, in maniera tale che non serve saper, le nozioni su come arrangiare un brano, ma serve fare studiare quell'armonia lì, che sembra avanzata, per suonare meglio i brani, cioè un brano leggero. Io mi devo concentrare, sapete? Devo concentrare pure io. Immagina se non conosci le posizioni geometriche, no? Cioè, di come. È ovvio che. Cioè, potresti trovare qualche libro, però è ovvio che nel corso ti spiego come applicarli alla musica. Ho comprato Armonia Pratica, manuale blues. E soprattutto arrangiare bravo. Io veramente, se potessi tornare indietro, li ricomprerei perché veramente sono rimasto molto soddisfatto e soprattutto il maestro è sempre disponibile per ogni dubbio. Ripeto, questi manuali io li trovo veramente ottimi. Ecco, non è che sono come i classici manuali che tu apri il libro e ti dice studia questo, quest'altro e quest'altro, ok, li studio, ma poi che ci faccio? Ecco, in questi metodi del maestro Gian Piero spiega anche come applicarli, come usarli, dove metterli. E infatti fa anche dentro questi manuali ci sono video di ottima qualità. Dove lui fa dei vari esempi, usando gli argomenti che si studiano. Poi c'è da dire che anche un accompagnamento sarebbe un arrangiamento. Accompagnare, quindi mo, accompagnare questo brano è un arrangiamento. Arrangiamento non è solo fare per chitarra sola, no? Farlo. Pino, per esempio, a proposito di arrangiamento, dal vivo la faceva così negli ultimi anni. Bossa. Lo stesso accordo lo spostavo di un semitono giù. Io ho fatto. Vedi? Voglio farla verso la chitarra. E c'ho la posizione pronta qua. Faccio barré. Capisci? L'ho pronto qua. Ora, se non le ho praticate queste posizioni una per una, fare questi passaggi è impossibile, no?
Ma io Giambi non riesco a suonare. Mi dicono, mi viene detto spesso, ma io non riesco, ma tu non badi a noi principianti, ma tu ci devi badare a te, a principianti. Se non ti fai, ci sono le cose, ti metto nella descrizione, corso ritmica, corso finger picking. Adesso l'ho fatto al libro, tipo 10 euro. Tutti gli esercizi dei corsi li puoi prendere a pochi euro, no? E trovi dei video online, una parte. Metto nella descrizione questi ritmica, finger picking, per esempio, che già ti abituano, se sei principiante, a spostarti, a fare i cambi di accordo. Scusa se mi dilungo, ma questa è per sola chitarra. Improvvisando. Mi fa in sol, no? E ciò vedi, per esempio, armonia 0 3.0, questa posizione come la prendi al volo? Ci metti un anno. Se vuoi suonare un arrangiamento, poi diciamo in de re, molti interessano e non hai studiato questa posizione. Cioè, ci metterai mesi, cioè, o settimane a piangere, a dire ma non ci riesco. Mi capita pure a me di trovarmi di fronte a una posizione in cui impiego tempo. Per esempio, questa posizione. E tante, cioè, impiego tempo a spostarle. Quindi vi consiglio, vi inserisco anche le singole lezioni che Franco mi aveva chiesto. Ci sono le singole lezioni e il pacchetto completo. Pure l'improvvisazione. Pino improvvisa molto. Qua basta siamo in si minore, una semplice si minore e naturale, si minore pentatonica. Si blues. Quindi eravamo ma chi fa mamma fa sempre le stesse cose. Questo si presta. Qua vedi, impiego pure io te. Cioè, vedi sta posizione. Ci metto dei secondi perché non sono abituato. Dopo mai 9 e qua se ti interessa per chitarra sola scrivimi sì chitarra sola, poi ci vedo di lavorarci pure sugli accordi, vedo di scriverli, troverai una tab. Quindi già l'accompagnamento è un arrangiamento. L'accompagnamento qua si presta a bossa. Bossa pure ho fatto un mini corso. Pure te lo inserisco nella. So, dopo 8 anni ho accumulato varie risorse didattiche. Non è scontato a suonare la bossa, cioè il ritmo. Sto vicino a te. Fa questo la maggiore, basso si. Sol maggiore. Fa diesis minore. Questo lo usa molto, mi minore. Sto vicino a te.
questo è il fa diesis settima nona eccedente, sarebbe questo qua, molto però preso qua. Sto vicino a te. Prendete alla leggera, vabbè, no, non mi interessa, non ho tempo, non è utile, mi studio solo diciamo, lo studiare solo i numeri, quello purtroppo noi creiamo queste DAB molto richieste perché immediate, però tu ti perdi di vista le note, cioè suoni 7, 7, 4, 2. Ma devi capire il suono che ha un accordo maggiore, minore, sus. Ci vuole poco, bastano poche lezioni, non è che devi fare un investimento, ti iscrivi a una scuola 3.000 euro all'anno, cioè devi fare un investimento di 20, 50 euro, 30 euro, piccolo investimento. Sulle lezioni che ti servono, cioè vai a suonare gli arrangiamenti, hai difficoltà nel prendere questa posizione. E ti è utile farti, per esempio, armonia pratica, io ho fatto. Perché ti faccio studiare i voicing, te li faccio applicare. Così gli accordi a tre suoni, eccetera. Quindi in seguito, anche se ti interessano gli accordi, commenta, mi interessano gli accordi. Cercherò di scriverti almeno gli accordi. Ti invito sempre a iscriverti a giambirobruno.it perché mando delle lezioni metodiche e progressive su quello che vuoi, sul livello principiante, intermedio. A volte non ti mando lezioni che non carico sul canale, sono tratte dai corsi. Le ho messe online, ad esempio, rivolti, armonizzazione, ma sono non integrali. Noi ci sentiamo alla prossima. Ciao!